Vuoi il meglio per la tua auto? I tutorial li stai già guardando. Così la scelta giusta per i buoni affari è comprare sull'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi gli iniettori Bulk usati in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Togli la copertura del motore. Adesso potrai vedere i vari elementi da rimuovere per poter accedere agli iniettori. Ti consigliamo per sicurezza di scollegare la batteria. Usa una chiave a bussola con inserto da 10 per svitare il morsetto del polo negativo. Poi rimuovilo. Usa un cacciavite piatto per svitare il blocco del condotto per l'aria. Fai leva con un cacciavite e tira verso di te per liberarlo. Adesso bisogna rimuovere il condotto di metallo. Per farlo, devi togliere il perno che lo sostiene. In queste immagini ti mostriamo come fare. Usa un cacciavite piatto per fare leva e rimuoverlo. Usa una chiave a bussola con inserto da 10 per rimuovere l'ultima vite di sostegno del condotto e il suo supporto. Poi rimuovi il supporto. Per evitare che delle impurità cadano nel condotto, tappalo con un panno. Con gli stessi attrezzi, svita il supporto dell'indicatore dell'olio. Poi rimuovilo. Poi svita la vite della protezione di plastica . Sgancia i due blocchi e rimuovi la protezione. Adesso puoi accedere ai quattro iniettori. L'ordine degli iniettori è importante. Il primo è quello dal lato del cambio. Il quarto è quello dal lato della cinghia di distribuzione. Per facilitare la rimozione degli iniettori, per prima cosa, stacca la candeletta situata accanto all'iniettore. Puoi anche staccare l'iniettore spingendo sulla barretta metallica con un cacciavite, mentre la tiri verso di te. Poi pulisci la presa con un detergente per contatti. Usa una pinza per rimuovere il tubo di plastica di ritorno del carburante. Con una chiave da 17, sblocca le due estremità dei tubi che collegano la rampa dell'iniettore all'iniettore stesso. Dopodiché, puoi rimuovere la piccola guida di plastica che collega i due tubi. Termina di rimuovere i tubi. Gli iniettori e la rampa dell'iniettore sono estremamente fragili. Ti consigliamo di proteggerli per evitare che qualche impurità finisca dentro al sistema. Con un inserto Torx da 45, svita la flangia di fissaggio dell'iniettore, poi rimuovila. Se la guarnizione aveva una fuga, la flangia potrebbe essere incollata e quindi difficile da rimuovere. Se l'iniettore è bloccato, usa pure dello sbloccante e una chiave inglese da 11 per ruotarlo un po' ed estrarlo dal suo alloggio. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. La guarnizione può essere incollata alla testa dell'iniettore. Spesso però è bloccata in fondo ai pozzi. In tal caso, devi cercare di scollarla pulendo i depositi che la bloccano e spingendo con un cacciavite sottile. Attenzione a non graffiare i pozzi dell'iniettore. Bon, quand le joint d'injecteur il est collé au fond du puits par la calamine e il goudron, c'est assez compliqué à sortir. Y
Il y a des outils spéciaux, mais c'est quand même assez coûteux. Moi, je m'étais construit avec un pic à fondu pour le pain, un moyen de crocheter le joint d'injecteur dans le puits et de le sortir. De toute façon, quand c'est collé, il ne faut pas hésiter à mettre des produits et bien bien nettoyer jusqu'à ce que tu le décolles. Ça va prendre du temps, mais tu vas y arriver. Prima di installare il nuovo iniettore, bisogna pulire bene il pozzo e in particolare la parte di contatto della guarnizione. Ti consigliamo di collegare un aspirapolvere a un piccolo tubo di plastica per rimuovere i depositi il meglio possibile, perché questi non cadano nella camera di combustione. Puoi anche costruirti una piccola spazzola per pulire bene il fondo dei pozzi. Alterna passaggi con la spazzola e con l'aspirapolvere. A volte bisogna usare dei prodotti più aggressivi e strisciare bene con un panno attaccato a una sbarra. Una volta che il pozzo è ben pulito, prendi il nuovo iniettore. Maneggialo sempre con attenzione. Rimuovi la protezione della punta dell'iniettore. Monta la nuova guarnizione, che deve assolutamente essere vergine, e inserisci la sua parte bombata sul fondo dei pozzi. Quando cambi gli iniettori, fai attenzione ai numeri che ci sono scritti sopra e ai numeri degli alloggiamenti in cui li inserisci. In tal modo potrai riconfigurarli e usare al meglio la tua auto. Senza riconfigurazione perderai molta potenza. Poi inserisci delicatamente l'iniettore nel suo alloggio. Usa la chiave da 11 per verificare che sia bene in posizione. Rimonta nel senso giusto la placca di sostegno dell'iniettore, poi riavvitala un po'. È categorico stringere la vite con una chiave dinamometrica regolata su 28 Nm. Rimuovi la protezione e la rampa dell'iniettore. Poi rimonta i tubi. Avvita sommariamente le due estremità. Poi rimonta la guida di plastica. Adesso puoi finire di stringere. Riconnetti l'iniettore e il tubo di ritorno del gasolio. Riconnetti la candeletta e rimonta la protezione di plastica. Incastra i suoi due blocchi e riavvitala. Rimonta il perno sul condotto di metallo e rimettilo in posizione. Spingi forte per incastrare il tutto. Riposiziona l'altra estremità del condotto di metallo e inserisci l'anello di serraggio. Rimonta il supporto del condotto di metallo e riavvitalo. Riavvita il supporto dell'indicatore dell'olio. Prima di mettere in marcia, pompa sulla pompa di innesco finché non diventa dura. Riconnetti la batteria. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.